Corrado Losito, il messaggero. Allora, Corrado, il Perugia passa il turno, questa è la notizia primaria da dare, confermando però le solite difficoltà, una difesa molto attenta, ma poi in fase di costruzione problemi. Sì, tanti problemi, devo dire, l'aveva studiata bene Troisi, secondo me la gara e i tre trequartisti hanno messo in difficoltà in più di un'occasione la retroguardia del Perugia, i centrocampisti hanno faticato e negli uno contro uno, soprattutto grazie alla rapidità, la difesa ha un po' sofferto in quei frangenti, poi sul piano fisico ha sempre risolto, meno sul discorso della rapidità. Secondo me poi nel secondo tempo con i cambi, l'ingresso di Quanda è stato importante, che ha dato supporto, e anche l'ingresso di Seghetti, insomma, qualcosina si è sistemata, una squadra che deve forse rischiare qualcosina di più il Perugia, perché in realtà era una formazione, era un 4-4-1-1 in realtà, poi mettetela come vi pare, a 3 a quello che è, ma sono sempre troppo soli gli attaccanti del Perugia, secondo me Vasquez era troppo solo perché Matos come sempre gioca da trequartista, si muove e svaria. Meglio quando sono entrati, ha giocato con due punte e un trequartista. Adesso vediamo quello che succederà, chi affronterà il Perugia, come sarà il sorteggio, ma indubbiamente fuori casa devi andarci per forza, adesso devi fare la partita, cosa che non è avvenuta da molto tempo. Insomma. Senti, hai parlato di Kwan, può essere una risorsa per questi playoff? Guarda, io dico di sì, io ho la sensazione che lui abbia ormai questa idea di squadra, sicuramente cambierà qualcosa perché ha sempre cambiato. Il problema, oltre che in mezzo la presenza di un giocatore come Juan, che insomma in contesti come questi serve sempre, io credo che davanti serva qualcos'altro, non basta giocare con una punta e mezzo, poi al di là di tutto, insomma, ecco, per troverai squadre sicuramente anche superiori a Rimini. Rimini ben organizzato, veramente complimenti a Troisi, secondo me è un bravo allenatore, già l'avevo visto l'altra volta. Non sarà solo questione di uomini, torno a dire, devi rischiare qualcosina di più, ma non solo in teoria, sulla carta, in pratica lo devi dimostrare in campo. Dico meglio Seghetti e due punte di Matos in un'unica punta. Anche perché poi Elisi e Paz vanno bene da esterni, ma se devono supportare l'attaccante, non, sotto questo punto di vista non lo fanno. Questa è la mia idea. Vedremo come userà, se userà Formisano. Grazie a Corrado Losito, il messaggero. Adesso Torsuoli subito al volo, così sì. Lo prendiamo di acperugia.com. Allora, partita nella quale si è visto quello che ci aspettavamo, cioè Rimini a trazione anteriore, comunque con molto possesso palla, il Perugia che ha difeso, l'ha risolta sul piano fisico difensivamente, però poi quando si trattava di partire, soprattutto nel primo tempo, ha palesato le solite difficoltà. Sì, nel primo tempo il Perugia ha sofferto molto l'arrembaggio del Rimini, diciamo che le ripartenze del Rimini sono state particolarmente, hanno messo a dura prova la difesa che per fortuna comunque sempre ben piazzata, diciamo, ha respinto abbastanza bene i colpi, anche complice poi le imprecisioni davanti. Nel secondo tempo direi che è stato decisivo l'ingresso di Kwan, che sicuramente ha inciso molto in fase di interdizione, ha recuperato molti palloni, e direi anche l'ingresso di Seghetti e dello stesso Silla, che hanno sicuramente rimpolpato l'attacco, che nel primo tempo è stato un po' grande assente. Diciamo che il Perugia è così, ha palesato, diciamo, delle difficoltà, per fortuna che oggi c'era anche il pareggio, andava bene, servirà sicuramente ben altro. Ecco, appunto, perché non ho visto i risultati delle altre, ma immagino che il Perugia domattina nel sorteggio non sarà testa di serie, per cui dovrà usare di più, in quanto né credo il Taranto né la Triestina ha pareggiato, e quindi la Triestina è passata. Sì, esatto, quindi... E nell'altro girone, nel girone C, non so chi fosse la... il Taranto, mi sembra, quindi anche il Taranto è passato, quindi, sì. O la Casertana, che sia, ma insomma è la peggior quarta, quindi non è testa di serie, quindi dovrà usare un po' di più. Sì, ora il Perugia si troverà, giocherà la prima gara in casa martedì 14, e dovrà comunque cercare di fare risultato, perché almeno una gara dovrà vincerla, a meno che poi Formisano non ripresenti lo stesso modulo di oggi, che a mio avviso è stato troppo, diciamo, poco spregiudicato, conservativo, ecco. Ora si vedrà che il Perugia dovrà cercare almeno la via di una rete, di un gol, perché comunque sappiamo bene che in forza della classifica, in forza, diciamo, dei piazzamenti in classifica, si vedrà che almeno una delle due gare dovrà vincerla,
e poi fare i debiti calcoli con il discorso della differenza reti. Staremo a vedere. Grazie a Alessio Tozzoli di arcipelugia.com. Gabriele Ripandelli, Umberto Gabriele. Allora, una partita nella quale il Perugia ha avuto da subito un atteggiamento conservativo, i due risultati sui tre probabilmente hanno influenzato le scelte tattiche di Formisano. A volte è sembrato che questo atteggiamento fosse però troppo conservativo, al punto che nel primo tempo praticamente il Perugia non è riuscito mai ad arrivare dentro l'area a concludere. Sì, e soprattutto all'inizio del secondo tempo, quando Rimi ha dimostrato la voglia di andarla a vincere, in più occasioni è stato ben più che solamente pericoloso. L'abbiamo visto anche a Gubbio quanto questa squadra, soprattutto nel finale, rischiava di andare a vincere una partita. Infatti Adamonis, che blocca quel pallone, diciamo, è stato un punto di sollievo per tutti i tifosi che oggi erano presenti, perché comunque Rimini aveva un arsenale offensivo molto importante e fino all'ultimo poteva, con una semplice palla spizzata, andare a vincere, come era successo già con Gubbio. Senti, ma adesso che il Perugia dovrà osare, perché non c'è più pretesti, non ci sono più da difendere risultati e pareggi, come la imposterà Formisano secondo te? Allora, innanzitutto si gioca ora sulla doppia sfida e già questo è un fattore. Poi bisogna capire Paz come sta, come è uscito dal campo. Matos, anche lui non è sembrato, diciamo, al top quando è uscito, quindi intanto bisogna vedere chi abbiamo nel puzzle del Perugia. E poi sicuramente deve giocare all'offensiva, deve giocare come l'ha sembrato inizialmente, un Perugia che andava a fare risultati dopo il 3-0, la sconfitta contro il Cesena, e non questo ultimo Perugia che invece è un po' troppo concede un po' troppo, diciamo, all'avversario. Quindi forse dovrà spingersi un pochino più in avanti. Sicuramente Formisano, da buon conoscitore di calcio, le sue idee su come fare ce l'avrà. Chissà se gli abiti nel frattempo si sono logorati sotto naftalina, gli abiti delle prime partite. Grazie Gabriele Ripandelli di Umbria TV. Enrico Fanelli, Perugia Today e Tifo Grifo. Enrico, allora, qualche brivido di troppo forse? Beh, sì, chiaro, non è stata secondo me una buona prestazione da parte del Perugia, perché c'è stata magari più qualche sofferenza più dell'esito, però magari ce la si poteva anche aspettare, perché chi doveva fare la partita necessariamente era il Rimini, e noi abbiamo visto che dall'avvento di Troise ha cambiato passo ed è riuscita a conquistare un posto nei playoff, quindi diciamo che non che sarebbe stata una partita difficile, ce lo aspettavamo, magari forse non così. È chiaro che per il futuro bisognerà cambiare registro, altrimenti prevedo molte difficoltà. Ecco, diciamo, il primo tempo è stato proprio fotografato da quello che tu dici, il secondo tempo con i cambi qualcosina di più si è visto, ma la sostanza non è cambiata, cioè il Perugia è rimasto a conservare il risultato, quelle poche situazioni di ripartenza che ha avuto le ha sprecate, perché non c'è mai un giocatore che abbia l'illuminazione di proporsi, di servire in profondità. Insomma, l'attacco oggi è rimasto ben isolato spesso. Beh, diciamo che con i cambi la squadra si è un po' riassestata, quindi è questo l'ha posta in condizione di rischiare qualcosa in meno rispetto e al primo tempo e alla parte iniziale della ripresa. Beh, sì, diciamo che sulle ripartenze si poteva fare qualcosa in più, ma io penso che è normale, che può essere anche comprensibile il fatto che quando tu arrivi a superi magari il 25esimo e vedi che questo risultato ti può bastare, tendi a conservarlo e a non gettarti in avanti scriteriatamente. Però dico, sul piano del gioco, onestamente ti ripeto che non mi è piaciuta questa squadra, e chiaro che a prescindere dall'avversario che domani scapperà fuori dovrà cambiare registro, altrimenti credo che sarà molto difficile. Chiarissimo, grazie a Enrico Fanelli di Tifo Grifo e Perugia Today. Carlo Forciniti, Corriere del Lume. Carlo, allora, abbiamo sentito anche le delucidazioni di mister Formisano. Il Perugia comunque è mancato, l'ha detto lui stesso, nella fase di costruzione, che è un po' il problema che avevamo riscontrato negli ultimi anni. Invece la difesa ha retto anche bene con i tre trequartisti. Rimini comunque ci ha messo un po' in difficoltà, qualche brivido l'abbiamo passato, però Perugia è
ha superato il turno. Adesso dovrà però cambiare spartito Formisano. Sì, dovrà cambiare spartito, perché se si creano pochi presupposti per fermare l'avversario è chiaro che le difficoltà aumentano. È stata una partita scorbutica per certi versi, complessa, dura per ambedue le squadre. Rimini ha creato più occasioni potenziali rispetto al Perugia, se vogliamo anche due momenti ben chiari della partita. All'inizio il Grifo, a mio modo di vedere, soffriva soprattutto sulla propria corsia di destra, mentre all'inizio ripresa ha avuto qualche difficoltà in più sulla propria corsia mancina. Però tutto sommato Rimini ha creato pochino. De Moniz non ha dovuto fare nessun intervento di nota, così come non ha dovuto fare il portiere di Rimini. Certo, se si fosse sbloccata subito in favore del Perugia sarebbe stata tutt'altra partita. A me a tratti è parsa una squadra timorosa il Perugia, cosa che nei grandi appuntamenti ha dimostrato di essere più volte. Basti pensare a tutti gli scontri diretti o presunti tali con le top della categoria in stagione regolare. Però questa volta non si è mai disunito, non si è scomposto. Secondo me alcuni cambi, soprattutto quello di Quan, ha dato manforte alla squadra, che si è maggiormente compattata nel finale, e qui secondo me sta il vero merito, ha ridotto al minimo i pericoli. E quindi alla fine è stato un passaggio del turno meritato, non fosse altro perché il Perugia è riuscito a gestire il doppio risultato. Senti, però occorrerà di più sul piano della personalità, ma occorrerà di più anche sul piano della qualità. Sì, tutti e due. Sul piano della personalità questo è un bel tema, nel senso che, per carità, oggi ci ha messo cuore il Perugia, però una squadra che vuole ambire, vuole sognare la promozione in Serie B, secondo me dovrebbe avere un atteggiamento diverso, dovrebbe essere più padrone del campo ed essere in grado di impensierire maggiormente l'avversario di turno. Oggi affrontava una buonissima squadra, ma con tutto il rispetto non rappresentava la creme della Lega Pro, quindi qualcosa in più, soprattutto anche considerato il fatto che si giocava in un Curi caldo, era lecito aspettarsi. E dal punto di vista della qualità, la qualità te la possono dare in pochi, sinceramente. Matos, che oggi ha confermato di essere in crescita, nell'ultimo periodo ha dato segnali positivi rispetto a tre quarti abbondanti di stagione oggettivamente deludenti. La qualità nella quantità te la può dare Iannoni, secondo me. Poi c'è pochino. La quantità forse Quan, che oggi è... La quantità te la può dare Quan, l'imprevedibilità te la può dare Seghetti, che potrà essere un uomo importante, si spera, non solo nei prossimi due partite, ma ancora più oltre. Per il resto il Perugia, per avere la meglio degli avversari, ha bisogno del gioco, e perché sennò qualità individuali ce ne sono pochine, e quindi magari, sai, con il passare del tempo sembra un paradosso, il coefficiente di difficoltà si alza, ma il Perugia può avere quella maggiore leggerezza rispetto a quella che ha avuto oggi, perché è inutile negare che oggi la pressione era tutta sulle spalle del Grifo. Certo. E se non avesse vinto, per certi versi, ad un anno di distanza, si rischiava di vivere una serata molto complessa come quella di un anno fa, quando il Perugia è retrocesso con il Benevento. Grazie Carlo Forciniti, del Corriere della Lombardia.